l'Italia che cambia è un'Italia più consapevole di se stessa e di quello che sta avvenendo fuori dal mondo. Quindi forse l'Italia che cambia è l'Italia che spegne la televisione. Arduino è una scheda delle dimensioni estremamente contenute, più o meno delle dimensioni di una carta di credito, e dal costo molto ridotto, 22 euro, più o meno una ventina di euro, ed è un microcontrollore. L'utente può comprare Arduino, lo vendiamo in diversi modi, può comprare un derivato di Arduino, ci sono tanti produttori di schede derivate da Arduino, oppure può costruirselo seguendo le istruzioni che ci sono sul sito, partendo proprio invece dal chip su cui è basato. Cosa posso fare con Arduino? Posso, innanzitutto devo avere un'idea, un progetto. Ipotizziamo che voglio costruire un irrigatore per la piantina in modo che non muoia quando me ne vado in vacanza. Remixare l'esperienza degli altri aggiungendo qualcosa è un concetto cardine nel mondo dei makers. La cosa interessante, la potenza di questo processo, di questa modalità, è che uno si trova, quando cerca qualcosa online, a operare come un nano sulle spalle di un gigante. Cioè tu parti sempre dall'ultimo passo che ha fatto la persona prima di te. Arduino nasce nel 2005 a Ivrea, ad opera di Massimo Banzi e di altri quattro pazzi, che sono David Quartieyes, Tomaigoe, David Mellis e Gianluca Martino. Nasce come strumento didattico. La maggior parte dei microcontrollori che usavano erano molto costosi e facilmente bruciabili, soprattutto dalle mani inesperte di uno studente, e allora la necessità di costruire una scheda che fosse molto difficile da bruciare. Il termine FabLab vuol dire Fabrication Laboratory, ed è un termine con cui Neil Gershenfield, che è appunto l'ideatore di questo laboratorio, identifica il suo corso di laurea, che ha come sottotitolo How to make almost everything, come costruire quasi qualunque cosa. E l'idea è che con un laboratorio estremamente piccolo che è costituito da poche macchine, di solito 5 o 6, una persona può costruire e ideare un progetto dalla A alla Z, può stamparne la scocca con una stampante 3D o realizzare la scocca con una macchina a taglio laser, può fresare il circuito con una fresa, può prototipare il circuito con Arduino, può decorare il prodotto con il plotter vinilico. Insomma, ci sono due o tre macchine che sono il cuore pulsante dell'esperienza del FabLab, ma l'idea è che l'accesso a queste macchine è assolutamente orizzontale, rivolto alle persone che si rivolgono a questo laboratorio. Non è un laboratorio chiuso, è un laboratorio aperto dove vengono promosse le idee di condivisione dei propri progetti. A un certo momento, a metà degli anni 2000, si è incominciato a parlare di stampa 3D e tutti hanno incominciato a stampare roba in 3D. Tutti mi chiedono: ma come mai è successa questa cosa qua? La risposta è che è scaduto il brevetto sulla stampa 3D. E la gente ha cominciato a sviluppare e innovare finalmente sulla stampa 3D. Angelo Raffaele Meo, un ex professore ormai in pensione del Politecnico di Torino, uno dei primi in Italia a parlare di Creative Commons, sostiene, ha una tesi assolutamente bizzarra e strana che io condivido, che il mondo dei brevetti è assolutamente fuori dal tempo. Cioè, il concetto di brevetto nasce all'inizio dell'Ottocento, no? Il concetto di brevetto serviva a salvaguardare gli interessi di un'azienda che aveva fatto grandissimi investimenti in un'innovazione tecnologica. Quei 20-25 anni che gli permettevano di operare da sola utilizzando la sua innovazione tecnologica sono rimasti 20-25 anni nel 2014, 115 anni dopo. Questi 25 anni per il professor Meo dovrebbero corrispondere a 6 mesi oggi. Immaginiamoci come sarebbe il mondo se, dopo che una grande azienda rilascia l'oggetto che tutti vogliono, potrebbe essere l'ultimo smartphone, lo può avere come suo prodotto per 6 mesi, dopodiché diventa di proprietà dell'umanità, di chiunque può svilupparci sopra. E allora non sentiremo solo parlare di stampa 3D, sentiremo parlare di un sacco di progetti meravigliosi che verrebbero innovati dalle persone senza chiedere permesso a questa o quell'azienda. Quello che stiamo facendo oggi influenzerà molto lo sviluppo tecnologico del futuro, nella misura in cui il movimento dei makers dell'open source hardware influenzerà tanto molte scelte tecnologiche dei prossimi anni. Io mi immagino ci sarà un momento in cui entrerò in un supermercato di elettronica, in un negozio di elettronica fra qualche anno, non so dirti fra quanti, dove da una parte ci saranno prodotti di marca, lavatrici di marca, frigoriferi di marca, molto buoni, molto di alta qualità e di alta concezione, e dall'altra parte ci saranno prodotti che saranno verosimilmente di serie B, ovviamente, un po' più brutti, però saranno open source,
Cosa significa, questo? Saranno totalmente aperti e riparabili, e per ognuno di questi prodotti ci sarà una comunità online che ti dà una mano su come adattarlo alle tue esigenze. Saranno prodotti molto più... avranno una vita molto più lunga e saranno prodotti molto più attenti alle esigenze dell'utente. Questo secondo me è una cosa che avverrà nei prossimi anni. Di più non so dirti, nel senso che secondo me il mondo della produzione sarà sempre più attento alle esigenze effettive degli utenti, quindi ci saranno sempre meno sprechi. Recentemente ho visto sui social la foto di dove vanno a finire tutte le macchine che non vengono comprate. Ecco, io mi immagino un futuro, e in questo forse sono ottimista, dove non ci saranno tantissime sovrapproduzioni di prodotti, perché questa filiera molto più corta di produzione permetterà di produrre quello di cui c'è effettivamente bisogno.